Il fratellino! Il fratellino piange! Oh no! Dagli un bacino, un besito! Oh, questo bacino! Anche! Vuole già chiacchierare, allora c'è tuo pupo. Ecco qua, ho preso i pannolini per i pupi, la mutandina per Mati e questo qui che è per Dylan. Continuiamo ad utilizzare questa marca Happy. Noi ci troviamo davvero benissimo, davvero davvero tanto. Quindi adesso cambio pannolino. Cambio i pannolini ai bimbi e poi possiamo andare a mangiare qualcosa. Anzi, devo fare pipì e lavarmi i denti ancora. Bebes, come state? Benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, oggi sarò tutto il tempo a casa, non farò nulla di che. Sono da sola con i bimbi perché la nonna oggi è andata a Rimini in chiesa. Oggi non sono andata io, sono rimasta a casa e ho troppo male al piede. Quindi ho detto, vabbè, non vado oggi. Qui c'è Didi. Mi stavo lavando i denti, lui ha pianto come se lo stessero menando. E allora ho cambiato il pannolino a tutti e due e mi sono già lavata anche io e devo rifare il letto e non so come farò con questo pupo che non vuole essere lasciato neanche un secondo. Didi, perché piangiamo così tanto? Eccoci qua, questo è il cassotto che abbiamo qui nella stanza. Lì ci sono le belle manate di Mati nello specchio che devo pulire. E sì, devo anche mettere a posto la sua culletta, che la notte sembra che, non so, c'è un terremoto nella sua culla. Invece quella di Dylan l'ha usata poco stanotte. No, in realtà più degli altri giorni. Però va bene, dopo... Cioè lui si addormenta nella navicella. Era una navicella, nella next to me, però dopo un po' ha fame e quindi lo porto di qua nel lettone con me, lo allatto e poi rimane qua con noi. E sì, stupido tutore, ti odio, non ce la faccio più. Ok, madonna. Allora, siamo venuti qua, adesso devo da mangiare anche a Dylan, devo dare da mangiare a lui. Ecco, evviva il circo! E devo mangiare pure io. Diventerò matta, lo giuro. Ok, a Dylan ho preparato il biberon. Io mi mangio le fette biscottate con un po' di marmellata e un pelino di burro. Bevo il tè e Mati invece si prende questi due fruttolo. Se vuole ancora qualcos'altro, glielo do. Sono sicura che ci saranno le mammine perfettine del biberon. Sì, do il biberon a Dylan tipo 3 volte al giorno, perché voglio che si abitui anche a quello. La maggior parte delle volte lui prende il seno, quasi sempre, infatti non gli piace il biberon, non è abituato, però cerco di darglielo, perché se dovessi uscire da qualche parte almeno so che lui non muore di fame. Tipo quando dovevo andare a fare le guide a scuola guida prima di prendere la patente, lo dovevo lasciare un'oretta qui a casa con la nonna e quindi prendeva il biberon e basta. Si è addormentato, adesso gli vado a togliere il biberon dalla boccuccia e mangio anche io. Mati ha fatto qualche cucchiaino ma non sta tanto bene, quindi dopo continuo a darglielo, ma ecco.
Allora, abbiamo finito di mangiare, siamo venuti qui in sala che stiamo ascoltando un po' di musica, le canzoni preferite di Mati. E qui c'è Didi invece che ha fatto la cacca, ma secondo me l'ha fatta anche lui. Quindi adesso devo andare a prendere le traversine e tutto quanto per cambiarli qui sul divano, perché non riesco a stare troppo tempo in piedi, quindi li cambio qui nel divano. Ok, sono venuta a prendere il portafoglio perché ho ordinato la spesa e mi deve arrivare tra pochissimo. Quindi dopo pago il signore e metto a posto tutto quanto. E ho fatto addormentare Dylan e adesso Mati invece sta ascoltando un po' di musica ancora. E niente, dopo vi faccio vedere un pochettino le cose che ho preso. Allora, queste qui sono le medicine che sto prendendo io invece per sgonfiare il piede, perché è molto gonfio. E i fermenti lattici, perché Mati non so per quale motivo ho avuto la diarrea. Sto prendendo la tachipirina perché mi fa troppo male. E questo qua, il Portola, che invece è quello che sto dando a Dylan perché è un po' stitico. Non fa la cacca ogni 3 giorni circa. Quindi il pediatra mi ha detto di dargli questo qua e 2 volte al giorno metà cucchiaino. E quindi ecco, stiamo prendendo tutte queste medicine. Dopo, io oggi non farò la puntura fino a che arriva la nonna. Dopo, quando lei arriva, me la faccio fare da lei. Adesso mi vado a sedere un attimino perché mi sta facendo veramente tanto male il piede. E c'è Matti che mi sta spaccando la porta. Allora, mi è arrivata la spesa. Vi faccio vedere un pochettino quello che ho preso. E volevo provare questo qui, che è quello appunto per pulire il bagno a forma di paperino qui sopra. Poi il pediatra mi ha detto che per Dylan, per fare il biberon, questa qui della Uliveto è buona e gli fa fare la cacca meglio, ecco. Quindi gli ho preso una bottiglia per vedere se funziona, e se funziona gliene prendo altre. Poi qua ho preso un po' di insalata, ho preso un po' di fragole, un po' di mele, il tè verde, il riso, basmati, poi ho preso l'olio da friggere e un po' di un peperone rosso. Sì, qui basta. C'è un ladro lì che si ruba il tablet. Qua invece ho preso un po' di crudo e le uova, un po' di yogurt così per fare per la colazione di Mati, ecco. E uova, pomodorini piccoli, e questi qui sono gli Actimel che sapete già che ci faccio colazione. Poi qua invece ho preso un tè alla pesca. Poi ho preso il latte, che questo qui è quello che do a Mati. E poi qua, qua c'è il sale, un po' di tonno, un po' di panna, e poi di solito questi qui li prendo grandi, ma forse non c'erano, quindi il ragazzo me li ha portati piccoli e me ne ha portati un bel po'. Cioè, tipo, io do a Mati questo qua, quando questo qui finisce, magari non ho fatto la spesa, gli do anche questo qui della Granarolo, tanto alla fine sono tutti e due della Granarolo, ecco. E basta, ho preso due gelatini piccolini alla spagnola. Ve li faccio vedere. Li ho già messi nel freezer. Allora, ce la posso fare. Questi due piccolini qua. E basta. Adesso devo mettere un po' a posto la spesa, ecco. Allora, come vi dicevo, adesso metto un po' a posto la spesa. Poi ieri ci è rimasto un pochino di pizza che abbiamo mangiato e penso che riscaldo quella, perché vi giuro che ho troppo male al piede oggi e non riesco a stare troppo tempo in piedi per cucinare. E quindi mangeremo un po' di pizza io e Mati e basta. Dopo la sera mangeremo qualcos'altro quando arriva la nonna, che mi riesce ad aiutare a cucinare. Vi giuro, mi sento uno schifo perché a me... Boh, da quando ho avuto figli, io prima ero proprio una pigra della Madonna, e da quando sono rimasta incinta io voglio sempre darmi da fare su tutto, non riesco a stare seduta buona a vedere gli altri che fanno. Mi dispiace un sacco che la nonna deve sempre cucinare da sola, ma prima ero incinta, avevo dolori allucinanti, lo facevo perché la nonna mi è venuta ad aiutare proprio le ultime settimane. E adesso poi mi sono rotta il piede, quindi non posso stare troppo tempo in piedi. In realtà non ci potrei camminare sul piede, solamente che mi sono troppo inutile, quindi a un certo punto dico no, va bene, mi alzo. E quindi sì, devo aspettare fino al 2 settembre per togliere il tutore e poi da lì devo fare piano piano, tipo magari quando sono a casa lo tengo e quando esco lo posso togliere, e poi magari anche il contrario, quando esco non lo tengo, quando sono a casa, così. Non vedo l'ora di togliere questo tutore, che il piede vada meglio, perché voglio iniziare a guidare, perché ho paura di scaldarmi come si guida.
Ok, ho riscaldato le pizze e Mati sta guardando Up. È la prima volta che Mati si guarda un film, ma ho visto che gli piaceva un pezzo di questo film, quindi gliel'ho messo. Adesso anche lui sta mangiando la pizza. Stiamo mangiando e invece Dylan dorme di là nel salotto. Ogni tanto lo vado a controllare. Allora, abbiamo finito di mangiare. Io ho messo a posto tutti i piatti che abbiamo usato là per mangiare. Anche Mati ha mangiato molta pizza. E poi ho preparato tutti i bidoni, ho tolto tutte le buste che erano già piene, la carta, la plastica, l'organico e i pannolini dei bambini, e anche la busta del bidone in bagno. E li ho lasciati lì all'entrata delle scale, così dopo Seba quando arriva li deve solamente andare a buttare. E ho già messo le buste nuove. Adesso invece mi sono seduta un attimino con Mati, Dylan dorme ancora e ci guarderemo una serie. Sto guardando Good Girls, mi sembra che si chiama, molto carino, mi viene voglia di rapinare una banca, o no, una Conad meglio, scherzo ovviamente. E, però niente, siamo qui, sono le 2.46, alle 3.30 circa dovrebbe arrivare Sebastian. Sebastian? Cosa fai? Non vuole mollare lo spazzolino? Ogni tanto mi esce tipo l'R moscia. Non vuole mollare. Ok, adesso Mati sta facendo un riposino, invece io sto andando a mangiare a Lili. La nonna è arrivata, quindi mi sta aiutando a mettere i panni dentro, e così adesso li pieghiamo, dopo li metto a posto di là. E sono venuti mia mamma, mio padre e mia sorella che sono là dietro. Dato che avevo un sacco di bidoni e poi alla fine Sebastian è arrivato tardi, non è riuscito ad andare a buttarli, mio padre mi ha detto che me li andava a buttare lui, quindi ti è stato carino. E niente, dopo mia mamma mi ha detto che mi ha preso una, come si chiama? Bacino? Ciao. Ciao amore. Una, come si chiama? Non è Federa. Ah, mi sbaglio sempre come si chiama quella. Dai, comunque per la Next to Me, una savanita la chiamo io. Lenzuolo? Può essere lenzuolo? Un lenzuolino per la Next to Me. E tra un po' me la porto. Allora, io ho mangiato qualche piadina, queste qui sono per Mati, c'è anche un po' di crudo per lui, che adesso è arrivata la mia amica, che ciao popolo, che l'ha andato a svegliare. Dato che Mati era stato un pelino male, non so, secondo me ho visto che gli stanno uscendo tre molari, e secondo me è per quello che l'altro ieri ha avuto la febbre il pomeriggio e la sera. Ha tipo un po' di febbre e adesso non ce l'ha più. Però ha la diarrea e secondo me gli stanno uscendo questi tre molari, ma non me ne sono accorta perché quella collana d'ambra che ha lui, e da quando gliel'ho messa non piange più quando gli escono i dentini. Però boh, stava male e ha il culetto rossissimo perché ha tanta diarrea, e quindi per quello che era stato male prima. E ecco, si era addormentato, ha fatto un sacco fatica per fare il riposino, alla fine il riposino l'ha fatto, ma che erano già le 6 e ora sono le 9 e lo sto svegliando adesso, perché sennò si sveglia a mezzanotte, eccolo, e dopo non dorme più la notte. Vlog. Ok, adesso lascio loro, stavo preparando qua i vestitini per loro e gli metto gli stessi body, e poi di là gli ho messo un pantalone e un pantaloncino per Mati, e vado a fare la doccia prima a Mati, che ce la facciamo insieme, poi la faccio a Dylan e basta. Allora, prendiamo i pannolini, uno per Dylan e uno per Mati, eccoci qua. Comunque, se vi interessa la loro pagina, vi lascio il link qua sotto, e come sempre vi lascio il mio codice sconto qui, che ve lo scrivo anche giù così se ve lo scordate. E niente, vado a fare il bagnetto allora. Ah, la cremina per il culetto. A Mati metto questa perché ce l'ha molto arrossato. C'è un bordello. E a Dylan invece metterò crema lenitiva, cambio pannolino, questa qui. Ok.
sono qui nel letto, mi sono appena tolta un attimino il tutore, cioè lo posso tenere sempre, solamente quando vado a fare la doccia lo devo togliere. E comunque si è già sgonfiato moltissimo, vi giuro che era proprio enorme. Sì, i miei piedi sono bruttissimi, però mia mamma diceva almeno io ho i piedi, ci sono persone che non hanno i piedi. Comunque sì, è un pochino gonfio, ma secondo me le medicine che sto prendendo mi stanno aiutando un sacco proprio. Comunque, prima di chiudere il video, volevo raccontarvi un pochettino i motivi per i quali sono sparita, per i quali vi chiedo tantissime scuse. E io mi sono presa questo impegno con voi ed è una cosa che mi piace tantissimo, ma purtroppo non sto passando un bellissimo periodo e sento che mi stanno succedendo tutte cose una dietro l'altra. E prima di chiudere il video chiacchieriamo un pochino insieme, quindi dopo mettetevi sedute con una tazzina di qualcosa, bevete insieme a me qualcosa e dopo vi racconto un pochettino quello che sta succedendo, ecco. Ora vado a fare il bagnetto con Mati. Ok. Cucù! Ecco qua, bagnetto fatto, adesso lo vado a vestire velocemente. Ok, ha preso il biberon. Speriamo che adesso si calmi con suo fratello maggiore che non smette di urlare. Ti stai arrabbiando? Allora, mi sono messa un pochettino qua, così chiudo il video spiegandomi un pochettino perché sono sparita. Mi volevo scusare prima di tutto perché sono stata assente tutti questi giorni. Sono tanto grata di voi e delle persone che hanno avuto pazienza e che hanno aspettato i miei tempi. Sono anche tantissimo felice che il 19 agosto abbiamo compiuto 2 anni qui su YouTube. Sono tanto tanto contenta di tutti i traguardi che abbiamo raggiunto. E purtroppo non sto passando un bellissimo periodo, ne sto uscendo, ecco. Allora, in poco tempo ho perso così tante persone che, cioè, mi sembra proprio un brutto sogno. Un mese fa è morto il papà di Sebastian e poi dopo una settimana è morto il nonno di Sebastian e poi dopo io sono stata molto 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 dietro le guide perché l'8 ho avuto l'esame di scuola guide, quindi andavo tutti i giorni, cercavo di fare tantissime guide e infatti ho preso la patente, quindi ero proprio fissata a prendere la patente perché è una cosa di cui ho bisogno e è una cosa che mi aiuta ad essere indipendente e ne ho veramente bisogno e quindi mi sono allontanata un attimino anche per questo. Poi dopo mi sono rotta il piede. Ho schiacciato per sbaglio una macchinina di Mati e dato che sto allattando, secondo me Dylan mi succhia tutto il calcio, infatti mi fanno anche un po' male i denti quando bevo cose fredde. Però adesso il 23 ho una visita dalla ginecologa e dalla mia tipo ostetrica che avevo, che mi seguiva prima, e farò la visita dei 40 giorni e dirò anche questa cosa e magari dovrò prendere delle pasticche col calcio o qualsiasi cosa, non lo so. Quindi mi sono rotta il piede, stare dietro a 2 bambini, cioè Mattias che ha 1 anno e mezzo e 1 neonato, non è per niente facile, ve lo giuro. Il dolore, stare dietro a loro, cioè sto impazzendo, ve lo giuro. E dopo una settimana che mi sono rotta il piede, purtroppo ho perso anche mia nonna. E sono tutte cose messe insieme che non sono riuscita, cioè quando volevo dicevo dai, ok, è finita questa cosa, rientro, succedeva una cosa, poi succedeva un'altra, poi succedeva un'altra, vi giuro che cioè, è stata veramente tosta. Sono tantissime cose, però ecco, spero che sia finito tutto quanto, che non ci siano più problemi. E quindi volevo spiegarvi che anche se sono qui sui social, ho comunque una vita oltre ai video, ai social e tutto quanto,
e cerco di stare dietro a tutto quanto, e, però alcune volte non ci riesco, ecco. E adesso va tutto molto meglio, spero solamente che riusciamo a superare la perdita di tutti questi cari che abbiamo avuto in così poco tempo, ecco. E niente, volevo chiudere il video così spiegandovi appunto, perché molte sono state gentilissime, mi chiedevano come stavo e tutto quanto, ma molte altre sono state veramente cattive e mi hanno detto che ero proprio una stupida e che non potevo sparire dai social così, che mi sono preso un impegno con voi e non posso lasciarvi senza video, e questo lo so, però mi sono successe così tante cose, quindi penso che sia un motivo valido per cui non sono stata qui, ecco. Però adesso sono tornata, spero di riuscire a postare i video tutti i giorni, non so se riuscirò, ma cercherò di farlo, o almeno postarvi abbastanza video, ecco, magari non tutti i giorni, ma abbastanza video. E niente, io spero tantissimo che questo video, vlog, vi sia piaciuto. Per qualsiasi domanda lo sapete già, nei commenti, nel mio Instagram che ve lo lascio qui e anche giù nei box.